Facetemi vedere. No? Ma no, perché tutto naso ti spacca l'obiettivo. Pezzo naso mezzogiorno. Ok, via, mi sono appena alzata. Oi, oi. Non sono nemmeno lavata. Oh, scusi. No, mettiamoli in quattro. Dopo se ti vede il tuo grande pubblico. Cioè, lo fini. Guarda l'attricina invece di fare il sorrisino senza brontolare, carina. Ma ho l'impressione c'è una... Ma la signorina non è ancora stata truccata. Vedi, qui siamo su bassi, devo venire più stare. Guarda, dai, ma te l'hanno fatta ora? Visto bene. Chi te l'ha fatta? Loro. A loro? Sì, Laura, che appare. Ah, quindi tutta una treccia, poi ripreso. Ma questo è un capolavoro, ragazzi. Bene. È un lavoro d'arte, ma proprio così vicino, mi pare giusto, e tutto il naso stai prendendo, vero? Te possi in ammazza. Tutti gli ossi in qua e là. C'ho anche segno, ma te non stai zitta, perché io lo so che è zitta, Ma spendere 100.000 lire per una cassetta sola? Allora, scusa, io ho il videoregistratore. Io le cassette che compro, perché E l'adattatore è una cosa meccanica, capisci? Infatti, le trasforma da piccola a grande. Uno ce l'ha tirato in. Invece Piero attaccava la telecamera al videoregistratore, proiettava al televisore e lo registrava sul nastro normale. L'ha fatto con quelli nostri del mare, no? Sì, sì. A un certo punto si è dimenticato come si fa, ha cominciato a rimangere, si è arrabbiato, insomma non gli è riuscito. Fabio dice perché è rotto non funziona. E invece non è vero. Per me c'è qualche tasto, qualche interruttore che non hanno saputo. Non lo sapevo. E allora per farlo vedere a quei ragazzi, no, farlo vedere, per darglielo. Perché devi fare tondo così, invece se prendi cioè tutto un ciuffo e parti dal quadrato rosso, dal quadrato qui della testa, vadi. Ma mentre loro fanno la freccia ci vorrebbe un altro pennelletto per... se volete noi abbiamo qui di tutto, tutti e forse dare. Ma la cassa manca la cassa. Bravo, si vede Bozzi. No, scusa. Guarda, aspetta, aspetta. Profilo in dissolvenza. Profilo sul naso. Lascia il naso. Si può andare? No, no, te ancora non ti ho ripreso. Non me ne frega nulla, però un po' di cartiere da piazza. Girate un po'. Che naso? Ma dove ce l'hai il naso? Una novellina. Ognuno si vede sempre la cosa giù. Fanni, poi non prego la cosa. Sì, tanto ce l'ha. Poi, mi prendi la cosa. Io delle volte me le sono levate, mal di tutti da eliminare. Girati di tutto. Il mio di babbo e mamma. Sono fratelli. Fratelli? Cosa, braccio? No, quell'altro, te lo abbiamo già sentito a casa. Ah, uno sto, vedi? Senti, bisogna chiudere, capito? Non te ne accostare, non chiudere. Marisa. Chiudere, capito? Maro. Sì, vabbè, io sono stato a contare con lui. Andiamo. È che peggio elemento di campeggio. Non mangiare, lo rosso. Io sì, un po' arrivo, non ci fare. Guarda, che co, Francesco, guarda. Tutti sneaker. Che fame. Tom, amore mio. Presentiamo il mago Antani. Non devo pensare. No, non importa, vai. No, questo basta, devo mischiare. Vabbè, tanto oramai. Sì, vabbè, uguale, stessa cosa. Sì, ma non mi faccio anche la mi rompe il fluido. Il mago Antani? Sì, dopo c'è il fluido. E tuo fratello lì? E tuo fratello? Combinato. Che gli prepari oggi da mangiare? Ma che preparo? Fa surf. Ora? L'occhio della madre. Gli stivali, gli stivali. La carrozzina. Abbassa. No, veramente.
Di dietro. Occhio da pesce, Fragi. Oh, vai di dietro. Francesco. Non è scandaloso. Dai. Sempre a sinistra. Oh, vuoi girarvi? Bravo, no. Ecco, rompimi il recinto. Giulio. Ma anche il mago. Il mago. Ieri sera si è visto. Dici, ora devi farli vedere. Lassi in mezzo, dillo un po'. Che? L'asse in mezzo. L'asse in mezzo, dai, non va. Veloce, Guido! Lo fate vedere i... No, dai, muovimo. Allora, figli, il portafigli. Venga, venga. Portafigli. Figlia! Come come si diverte. Vedi? Vedi come dorme? Giulio! Arrivo! Tieni, si viene in direzione. Eh? Direzione. Che direzione? Sant'Anna, che botta. È internazionale questo parrucchiere. Senti, per quanto riguarda la mia, cioè, ma è tranquillo. Quello lì, però non mi è venuto in maniera esaltante. Con qualcosa non mi torna. Il nome di fuori mi è venuto proprio. Con parlamenti, vabbè. Cosa fa che ridere? No, per versi che fanno. Formanti tarocco, inquadrami. Facciamo gli animali mistici. Qui non è che visto tanto, però se permette non voglio fare niente. Non si è visto nulla. Oh ricca, facciamo gli animali. Ricca, facciamo gli animali mistici. Quando mischi, devi pensare, nome e cognome. No. Tutti così. Dai, pronti? Maganubi. Ma chi è che mi ha fregato quando non uscire al mare? Lo sta dimostrando. Sì, bravo. È il numero pari di volte. Ecco Triscia. No, io non che ho dispari? È uguale. E che dispari? Inizia a contare adesso. Mi fa vedere come viene. Vale, vale. Ma bella, Vai a... Che turli! No! Che ecco? Niente. No, va! Io da me c'è Mauro e dormo. Speriamo bene. Mauro dorme, non mi dormano. Perché siamo è qui, sai, si lampa sul mare, guarda che si calma. Però c'è Marcello che dolore, speriamo la vita. Dolore di. È un dolore, penso che sia giusto al fresco. Una pescata perché no, perché c'erano di scaldare il coso. Mi tocca proprio della parte lì. Che come le sciate, sa cosa che sono qui, che fa la cittadinina sembra un po' meglio, cioè sembra meglio, parecchio, no? Perché quando arrivate proprio non sappiamo fa scendere sul loro. Ora speriamo. Ora va via che quello pensiero. Quando è chiuso? Sta cessata. Mi ero buttato via questa roba, mi dispiace. Questo proprio che guarda. Chiudi. La pancia, chiudi la bocca. Chiudi. Serra il sommettito. Chiudi. Laura, chiudi. Che devo fare? Valdo, non si dice. Non
sedia si mette a tirare qui, no? Visto sulla sedia, eh? Visto sulla sedia, ha messo l'asilo di Triscia. Ha visto Triscia? Normal va subito, rimetto subito a contrario. Potresti leggere una trappola di L per pigliare le lepri? Una tagliola. Se la mandito dello squalino. Davvero? Ecco le peggio. Stiamo cercando nuovi talenti, no, per girare un film pornografico. Ecco, va. Davide Voglio. Non so se ne ha sentito parlare. Lo manda a fare. Dai! Questa è la punizione per avermi rotto un dito ieri. Alla 3600esima puntata. Quarta serie. Ma funziona quel microfono? Eh? Allora c'è. Abrigna! Letizia! Aiutami, dai, così fai bianco, vai! Regolo il bianco, guarda, su te si fa bene. Girati, girati. Girati. Eh? Ce l'ha lo zoom automatico. Potrò andare a televisione di casa tua. Sì. Dai, offrami. Sì, dai, scopriti un po' fuori bianco. Sì, bianco. Qua non c'è bisogno che tu mi scopra, sono bianca lo stesso. Vabbè, non ti volevo demoralizzare. Figlia lui. Ma ora perché devo rifigliare a lui? È bianco. Se le bianco. Sì. Si sente anche la voce. Sì. Donne, guardate che palle. O ti fa una ruga o ti fa vedere le palle. Che tu vuoi? Una ruga. Una ruga? Dai, andiamo. E che sarebbe? La ruga? Vuoi vedere la ruga? No! La ruga? E che c'è? Una ruga o una ruga? Se tu vuoi vedere una ruga, io perché il culo lo chiami ruga? No, non è una ruga. La ruga si profonda. Vai. Madonna santa, guarda, ora con la telecamera lo vanno. Ecco! Bravo, sì. Tu mi guardi, metto gli occhiali, eh. Vai. Messi, va a riprendere quegli altri, arriva invece di riprendere. Spostati un po'. Il cacchio riprende. Giove. Chiudere. A freddo, a freddo. Che tu pigli, mugina a traina. A caldo, anzi. A caldo. A caldo, a caldo, a freddo. A caldo? A caldo sono andato
ho visto, sono tornato. Ma sai che lo vero mamma. È una copia fatta per la famiglia e poi il resto è rimasto perché, un corso. Che tu ce ne riprendi te qui dentro? Vedo tu i tuoi figli. Che no, no, fai? Sembra, ma veramente ti sta rifigliando la faccia. Il carretto me l'ha fregato. Io? Non volevo affidare il carretto, ma... Guarda cazzo. Avevo un mano, 15 litri d'acqua, il mezzo marinaio e la roba per farmi la doccia. Allora, con la bocca ti farei... Oh! Questa nella morena è una settimana, eh! Che hai fatto? Mi fare duccio! Tocca se è proprio buono! Tutta se preoccupa, quante mille hai fatto? Non ci frega niente! Brava! Hai visto l'accoglienza musicale? Aspetta, e di una settimana la me lo fa sentire, sì, ora te la arriva Luciano, io vuol dire che ti fa. Guarda che fa finita il mio mondo, perché tutta la settimana ci rompe le scatole con questa storia. E voglio sentire la canzone della Nannini, o che video fa morenina io. Ce la fa a pestecchina sangue, morena. No, una giratina. Oggi, saluta la mamma, ciao, forza Roma. Ti è piaciuto lo sciacquone? No? Lo sciacquone? Sì, certo. Ti è piaciuto? Saluta la mamma. Ti è piaciuto lo sciacquone? Ma lo sciacquone, più che altro era la cosa, il depuratore. Io penso che... Ma hai riconosciuto i tuoi stronzoli volare? Ora in volo proprio non l'ho visto, però quando erano giù sì. Cioè quando stavamo per partire, in volo quello non è tanto oggi, eh? Quello di oggi l'hai riconosciuto. Quello di oggi sì, perché era parecchio lento. No, a me non mi devi inquadrare. C'è la scia, tipo la cometa di Halley, no? Quasi cattivo. Ma quella scia uguale. È bello, è stato un bello tutto. A parte anche schizzo, la gente. Ma perché poi l'abbiamo vinto? L'hanno girata alla fine verso la gente? Hanno schizzato la gente alla fine? Non credo. No, è molla, mio, che quel coso. Infatti le belle cose che ho fatto in mezzo. No, non t'azzardare. Dai, non fa lo stronzo, Francesco, stiamo giocando, dai. Ti è piaciuto lo sciacquone? Lo sciacquone, ah, bello. Con l'acqua del... Chi è che fa la pipì colorata? È te. Fosforescente, Francesco, sei te quello. E la per... Bene, poi da tre parti. Allora fa festa. Ha sì, detto, fa. Ti manca Giovanni, dice, se o resta lui, dice, resto io. Sarà a vedere, se è vero. Meno male. Ieri. Cosa ne pensi dello 15 sciacquone? Anni di questo schifo. Ma come si fa a resistere? 15 anni, ripeto, 15 anni di questo schifo. Vabbè, sarà. Si vedrà. Guarda lui. Cosa ne pensa dello sciacquone che abbiamo visto? Insomma. Ti è piaciuto lo sciacquone? Vabbè, vedi. Hai riconosciuto i tuoi grottoli di volare? Volete. Ma c'era qualcuno che aveva fatto la pipì colorata. Ma che cosa stai riprendendo? Sta attento, cioè, sì. Che cosa stai riprendendo? Come? Bicchiere? No, no, te. Stefania! Che fai, maialino? Vuoi fare il maiello, Stefania? Vuoi fare? Vuoi fare il maiello? Elio? Che c'è? Che è successo? No, 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 non si leva il bracciolino. Prova a toccare il maiello, su. No, no, non ci tocca il maialino. Non ci tocca. Che sei che visto? Bravo, Elio. Che attore. No, potenza però le fuori. No, io. Come fanno Elio? Si fa così. Stefania?
Mi racconti quando vai in mare cosa fai? Fa le buchine. Le buchine. Fai i castelli, le formine. Sì? Sì. Ma con la sabbia? Sì. E poi se gliele distruggi? Sì. Sì. Mamma! Un po'. Buongiorno, volevo vendervi un ferro da stiro. Sì. Però l'ho lasciato in roulotte. Dov'è? Cioè, per stirare. Qui. Oh! Che tu pigli le gambe sorte? Non tu pigli! E che pignini! Mia moglie è andata a pulire! Poi viene la Paola! Chiudi! Chiudi! Sei chiudi! Dove sto? Dai, vediamo quale passaggio! Emozionato? Emozionato? No. Notare il modello, eh? È tutta un'emozione. Ladies and gentlemen, in diretta da Telemarin Matroia, vi presentiamo The Vivianis. Vivoli. Ah, Vivoli. Che annunciatrice. Beh, ditemeli i nomi dei complessi. Allora, rifacciamo tutto da capo. Ciao. Ladies and gentlemen, in diretta da Telemarin Matroia, The Vivoli's Brothers. The Vivoli's Brothers. Volgare, diglielo, volgare. Che ragazzo volgare. Sboccato. Non ti riesce a farlo indifferente. Via, fai qualcosa. Un balletto. La prima cosa che mi viene in mente. Che occhiata, sì. Poverine, Ce l'avevo voluto fare tutto in diretta. Allora, Francesco di Firenze e Giulio di Firenze, sono fratelli, sono fratelli, sono fratelli. Allora,
Sono ragazzi molto bravi, hanno portato il demo in televisione, ho avuto modo di ascoltarlo, sono tre canzoni interessanti e anche attuali per un pubblico piuttosto giovane, sono canzoni molto ritmate, diciamo per prendere un paragone con tutte le virgolette del caso, molto vicini ai Duran Duran, nel senso che vi siete molto ispirati alla loro musica, quantomeno siete dei fans di Duran Duran, giusto? Sì, o almeno eravamo. Adesso siete cresciuti. No, non ci esaltiamo troppo, forse tra il caso penso di esaltarsi, insomma, diciamo che uno spunto dei Duran c'è, comunque non vogliamo offendere i Duran Duran. Ma sicuramente lo sorprenderanno, se, anzi scopriranno la canzone, chissà mai. Dunque, il primo motivo, se non sbaglio, si chiama Insieme per Sempre, Together Forever. Vi prego di andare alla vostra postazione, gli 8-2, questa sera la vitturistica con questa canzone intitolata Together Forever. Thank you.
poi anche la trasmissione. Per ora vi ringraziamo e noi proseguiamo con la nostra serata. Ci vediamo tra pochissimo, ok? Perfetto, allora siamo arrivati al terzo momento, al terzo gioco, quello che riguarda direttamente il camping agrituristica e il camping Africa. Questa volta scegliamo per spiegare il terzo gioco Stefano. Ecco qua. Allora, facciamo sempre le improvvisate ai nostri giudici.